Io ho visto lì nel Congo tanta voglia di andare avanti, tanta cultura. Ho avuto prima di arrivare qui, alcuni mesi fa, un incontro via Zoom con universitari africani e alcuni erano del Congo, intelligentissimi, ma voi avete gente di un'intelligenza superiore. Intelligentissimi, questa è una delle vostre ricchezze, i giovani intelligenti, e si deve appoggiare questi giovani perché studiano e vanno avanti e si deve fare posto a loro, non chiudere le porte, no? Voi avete tante ricchezze naturali che attirano gente che viene, scusatemi la parola, a sfruttare il Congo. C'è questa idea, l'ha detto prima, io l'ho detto, Africa va sfruttata. L'Africa è per sfruttarla. Qualcuno dice, non so se è vero, che le paesi che avevano colonie hanno dato l'indipendenza, ma del pavimento in su, sotto non hanno indipendenza, vengono a cercare minerali, non so se è vero, si dice così, no? Ma l'idea che Africa è per sfruttare dobbiamo toglierla, Africa ha la propria dignità e il Congo è in questo altissimo livello. E parlando di sfruttamento mi colpisce, dà dolore. Il problema dell'Est, che è un problema di guerra e di sfruttamento. E nel Congo io ho potuto avere una riunione con vittime di quella guerra, terribili, feriti, amputati, tanto dolore, tutto per prendere le ricchezze. Non va, non va. Il tema della violenza è un tema quotidiano, e anche l'abbiamo visto qui in Sud Sudan, anzi è doloroso vedere come si provoca la violenza e uno dei punti è la vendita delle armi. L'arcivescovo Verdi ha detto qualcosa su questo. La vendita delle armi. Oggi credo che nel mondo questa sia la peste più grande, la vendita delle armi. Qualcuno mi diceva, capisce, che con un anno che non si vendessero le armi finirebbe la fame nel mondo. Non so se è vero o no, ma oggi al top è la vendita delle armi. E non solo fra le grandi potenze, anche questa povera gente, gente che con questo li seminano la guerra dentro. È crudele. Le dicono vai alla guerra e danno le armi, perché dietro ci sono degli interessi, soprattutto interessi economici, per sfruttare la terra, sfruttare i minerali, sfruttare le ricchezze, no? È vero che il tribalismo in Africa non aiuta, questo non so bene com'è in Sud Sudan, ma credo che c'è anche. E ci vuole un dialogo fra le diverse tribù. Io ricordo quando sono stato in Kenya, e nello stadio pieno tutti sono alzati a dire no al tribalismo, no al tribalismo. Ma è vero che ha la propria storia, che hanno inimicizie vecchie o culture diverse, ma anche è vero che si provoca la lotta fra le tribù con le vendite delle armi e poi
si sfrutta la terra di ambedue le tribù. Questo è diabolico, non mi viene un'altra parola. Questo è distruggere, distruggere il creato, distruggere le persone, distruggere la società. E quando tu vedi, non so se in Sud Sudan succede, ma in alcuni paesi si succede che i ragazzini sono portati per fare la milizia e lottare poi da ragazzini. Questo è molto doloroso. Riassunto, credo che il problema più grave è l'ansia di prendere le ricchezze di quel paese, coltan, litio e tutte queste cose, e tramite la guerra, per la quale vendono le armi, e sfruttano anche i bambini. Io sono aperto a incontrare ambi i presidenti, quello dell'Ucraina e quello della Russia. Sono aperto per l'incontro. Se io non sono andato a Kiev è perché non era possibile nel momento andare a Mosca, ma ero in dialogo. Anzi, il secondo giorno della guerra sono andato all'ambasciata russa a dire che io volevo andare a Mosca a parlare con Putin, a patto che ci fosse una piccola finestrina per negoziare. Poi il ministro Lavrov mi ha risposto bene, che sì, ma valutava bene questo, ma vediamo più avanti. Quel gesto è un gesto che ho pensato, che lo faccio per due, ma quel gesto dell'incontro del 19 non so come è successo, non è stato pensato, e le cose che non sono state pensate tu non puoi ripeterle. È lo spirito che ti butta lì, no? Non si può spiegare, appunto. E io anche l'ho dimenticato, è stato un servizio, sono stato strumento di qualche impulso interiore, non una cosa pianificata, no? E oggi siamo, ma non è l'unica guerra. Io vorrei fare giustizia. Da 12, 13 anni che la Siria è in guerra. Da più di 10 anni che lo Yemen è in guerra. Pensa al Myanmar, a povera gente rohingya che gira il mondo perché sono state cacciate via dalla propria patria. Dappertutto, nell'America Latina, quanti focolai di guerra ci sono? Sì, ci sono guerre più importanti per il rumore che fanno, ma non so, tutto il mondo è in guerra. È in autodistruzione. Dobbiamo pensare seriamente, no? È in autodistruzione. Fermiamoci a tempo, no? Perché una bomba ti richiama una più grande. Nell'escalation tu non sai dove finirai. La testa fredda bisogna. Poi hanno parlato, sia Sua Eccellenza o lui, non so, ha parlato delle donne. Ma le donne li ha viste nel Sud Sudan. Portano avanti i figli e dalle volte rimangono sole, ma hanno forza di creare un paese. Le donne sono brave, sono coloro che stanno portando avanti, perché gli uomini vanno alla lotta, vanno alla guerra, e queste signore con 2, 3, 4, 5 bambini vanno avanti. Li ho visti qui in Sud Sudan. E parlando di donne, io vorrei dire una parola alle suore che si immischiano. Ho visto alcune qui in Sud Sudan, e poi
nella messa di oggi avete sentito il nome di tante suore che sono state uccise, sgozzate in questo della guerra. Ma torniamo alla forza della donna. Dobbiamo prenderla sul serio e non usarla come pubblicità di maquillage solamente, per favore. Questo è un insulto alla donna. La donna è per le cose più grandi. La criminalizzazione dell'omosessualità è un problema a non lasciarlo passare. Il calcolo è più o meno che 50 paesi di un modo o dell'altro portano questa criminalizzazione. Alcuni dicono di più, diciamo il meno, 50. E anche alcuni di questi, credo che saranno 10, hanno la pena di morte o aperta o sotto, ma la pena di morte. Questo non è giusto. Le persone di tendenze omosessuali sono figli di Dio. Dio li vuole bene. Dio li accompagna. È vero che alcune sono in questo stato per diverse situazioni non volute. Ma condannare una persona così è peccato. Criminalizzare le persone di tendenza omosessuale è una ingiustizia. Non sto parlando dei gruppi, delle persone. Possono dire, ma fanno dei gruppi che fanno chiasso, questo è un problema. Le persone, le lobby sono un'altra cosa. Sto parlando delle persone. E credo che nel Catechismo della Chiesa Cattolica dice una frase che non vanno marginalizzati. Credo che la cosa è chiara su questo. Io vorrei dire che ho potuto parlare di tutto con Papa Benedetto e cambiare opinioni. E lui sempre era al mio fianco, mi appoggiando, e se aveva qualche difficoltà me la diceva e parlavamo. E non c'erano problemi. Una volta io ho parlato del matrimonio delle persone omosessuali, che il matrimonio è un sacramento e noi non possiamo fare un sacramento, ma c'è una possibilità di assicurare i beni, di tutto, che la legge civile, che è incominciato in Francia questa, no? Non ricordo come si chiama, ma la legge civile, che qualsiasi persona può fare una unione civile, non necessariamente di coppia, no? Tre vecchiette in pensione fanno un'unione civile per guadagnare tante cose. Una persona che si crede un grande teologo, tramite un amico di Papa Benedetto, è andato da lui e ha fatto la denuncia contro di me. Benedetto non si è spaventato, ha chiamato quattro cardinali teologi di primo livello, ha detto: spiegatemi questo, e loro l'hanno spiegato. E così è finita la storia.
è un aneddoto per vedere come si muoveva Benedetto quando c'era una denuncia. Alcune storie che si dicono di che Benedetto era amareggiato per questo che ha fatto il nuovo Papa o quell'altro, sono storie cinesi queste. E Benedetto, anzi io l'ho consultato per alguna decisione a prendere e lui era d'accordo. Credo che la morte di Benedetto è stata strumentalizzata per gente che vuole portare l'acqua al proprio mulino, no? E la gente che di un modo u altro strumentalizzano una persona così brava, così di Dio, quasi direi un santo padre della Chiesa, no? Un uomo di tanta cosa, quella gente non ha etica, è gente di partito, non di Chiesa, no? Si vede in ogni parte la tendenza di fare con le posizioni teologiche dei partiti, no? E poi portare a questo. Non lascia perdere, queste cose cadranno da sole, o alcuni non cadranno e seguirà adelante, come nella storia della Chiesa è successo. Ma ho voluto dire chiaramente chi era Papa Benedetto, non era un amareggiato. C'è dappertutto la globalizzazione dell'indifferenza. Sia nell'interno del paese può darsi diverse persone che hanno dimenticato di guardare i suoi compatrioti, i suoi concittadini e li mettono all'angolo per non pensarci, no? Pensare che le fortune più grandi del mondo sono nelle mani di una minoranza. E questa gente non guarda le miserie, il cuore non gli si apre per aiutare questo. Sui viaggi, credo che è per l'India il prossimo anno, credo, il 29 settembre vado a Marsiglia e c'è la possibilità che da Marsiglia voli a Mongolia, ma non è chiuso quello, c'è possibile, eh? E poi un altro quest'anno non ricordo, Aura Miguel mi sta passando, Lisbona l'anno prossimo. Ma il criterio, io ho scelto di visitare i paesi più piccoli dell'Europa. Dirà, ma è andato a Francia? No, sono andato a Strasburgo. Andrò a Marsiglia, non a Francia. I più piccoli, per conoscere un po' l'Europa nascosta, l'Europa che ha tanta cultura, ma non è la conoscenza di tutto, per accompagnare paesi, per esempio l'Albania, che è stato il primo, che è il paese che ha sofferto la dittatura più crudele della storia. E un po' la scelta mia è questa, no? Cercare di non cadere io nella globalizzazione dell'indifferenza, no?